grazie Gino Melchiorre, che ha ripetuto più volte, ecco, questa l'importanza del raccontare. E mi ha fatto tornare in mente un libricino piccolo ma bellissimo che si intitola L'incanto di una storia, scritto da Clarissa Pinkola Estes, che è una psichiatra studiosa, anzi si direbbe oggi meglio una etnopsichiatra, perché studia anche le cosiddette popolazioni selvagge. E la Pinkola Estes dice: finché ci sarà la capacità di raccontare, di narrare, esisteranno gli uomini, altrimenti si perderà la condizione umana. Quindi è chiaro che nella capacità di raccontare e poi di romanzare si cercano anche, come dire, delle forme diverse rispetto a quelle del saggio storico. E prima di passare alla nostra autrice, adesso c'è Gianni Orecchioni, che è uno storico. Vorrei una piccola sottolineatura. In questa storia ovviamente i protagonisti sono soprattutto dei ragazzi, dei giovani, però in queste pagine la resistenza abruzzese, non solo abruzzese, accanto ai ragazzi e accanto agli uomini c'erano anche le ragazze e le donne. E in Abruzzo, tra l'altro, le donne, anche se poi nelle pagine di storia, non lo dico per polemica con chi fa lo storico, spesso le donne, siccome sono delle storie cosiddette, tra virgolette, minori, i nomi neanche se ce li ricordiamo, però hanno avuto dei ruoli fondamentali. E alcune donne hanno avuto anche la possibilità di raccontarle queste storie. Io personalmente ho avuto la fortuna di conoscerle, mi riferisco in particolar modo alle donne di Borgo Pacentrano, che erano quelle donne che hanno aiutato i prigionieri inglesi, gli ebrei, i soldati come erano Carlo Azeglio Ciampi, che volevano ricongiungersi con le forze armate che stavano liberando l'Italia. Erano donne che svolgevano in tutto e per tutto funzioni analoghe a quelle delle staffette partigiane, un nome su tutti, Tina Anselmi, la conosciamo tutti. E queste donne di Sulmona, io ricordo Iride Imperoli, che era bellissima, nei suoi 85 anni, addirittura andava e veniva da Roma in treno sfidando e rischiando la vita per portare i messaggi anche dall'ambasciata americana, inglese, ai prigionieri che stavano nel famoso campo di Fonte d'Amore. Ecco, quindi la storia e il raccontare la storia sono la vera forza motrice anche del futuro, di questo non dobbiamo dimenticarci, ed è importante, ecco, che poi questa storia soprattutto si faccia ed entri nelle scuole. Quindi do veramente con piacere la parola a Gianni Orecchioni, storico e preside, oggi si dice dirigente scolastico, però forse è più bello un preside. Prego. Va bene, come volete. Allora, saluto a tutti innanzitutto, agli amici qui convenuti. Io innanzitutto porto il saluto come presidente dell'AMPI di Lanciano, perché insomma ho questo doppio ruolo qui, e devo dire che anche per Lanciano questa è una ricorrenza importante, perché soltanto ieri, 3 dicembre, è stato l'anniversario della liberazione della città per opera inglese. È stata una giornata che abbiamo ricordato insieme con la scuola media Umberto I di Lanciano. Abbiamo fatto quindi una manifestazione con i ragazzi che hanno partecipato attivamente per ricordare un'altra data, perché spesso le date non le ricordiamo. Come dicevamo prima, c'è addirittura la volontà di cancellare il 25 aprile, il 2 giugno, il 1 maggio, eccetera, ma in realtà le date che danno senso alla nostra storia, alla nostra identità, vanno riscoperte. La memoria va sempre di nuovo in qualche modo rinfocolata con delle iniziative culturali, ma anche con delle giornate che diventano proprio il luogo ricorrente di una memoria che viene di volta in volta vivificata. E in questo saluto voglio anche dire che il gruppo di Lanciano sta facendo questo tipo di lavoro, non soltanto con questa manifestazione di cui parlavo ieri, ma soprattutto ultimamente siamo riusciti, proprio in occasione dell'anniversario della rivolta lancianese del 5 e 6 ottobre 1943, a far affiggere, pensate, dopo tanti tanti anni, una lapide in memoria di Amerigo Di Menno di Bucchianico, che è stato il comandante
della banda partigiana lancianese, che pensate, dopo tanti anni, pur essendo Lanciano città della via d'oro per la resistenza, nessuno aveva mai ricordato. E in questo non si può dire che c'è stata semplicemente dimenticanza. Le parole che sono state prima proferite sulla storia lancianese e sui passaggi anche politici di questa storia, soprattutto con il periodo, diciamo così, più fosco, che appunto è stato rappresentato dal sindaco Nicola Fosco, che voleva cancellare la memoria del 6 ottobre, e sono stati degli anni che hanno fatto male alla memoria, hanno fatto male al ricordo. Adesso speriamo di riuscire invece con la nuova amministrazione a riportare in auge questo momento, non solo a livello retorico, ma proprio come un qualcosa di vivo, di vissuto, di partecipato. E naturalmente, nel dare i saluti, diciamo, dell'Alpi di Lanciano, voglio anche dire che il mio augurio, ma penso insieme a quello di tutti i rappresentanti dell'Alpi della provincia di Chieti, di fare in modo che queste manifestazioni abbiano una circolarità quantomeno provinciale, perché le manifestazioni che hanno riguardato la vita dei partigiani del nostro territorio, in particolare della provincia di Chieti, quasi non hanno uguali in Italia. Dobbiamo esserne fieri e orgogliosi, e al tempo stesso dobbiamo sentirci come popolo unito di tutto il territorio. Pensate che la Brigata Maiella è stata composta da molte persone, insomma, se si va a vedere l'archivio della Brigata Maiella, i fascicoli personali sono oltre 1700, e andandoli a sfogliare appartengono a 43 comuni della provincia. Naturalmente ci sono dei comuni che sono moltissimo rappresentati, altri molto meno, le percentuali sono diverse ovviamente, però questa idea di una partecipazione di un territorio alla resistenza, che non è solo resistenza di questo territorio, ma diventa la resistenza come liberazione dell'Italia, è qualcosa che deve entrare un po' nella coscienza di tutti e deve essere uno di quei messaggi che la storia consegna ai popoli, ai giovani, ai ragazzi, perché dobbiamo riscoprire quello che la nostra resistenza è stata. Come si diceva prima, forse non abbiamo avuto grandi scrittori che hanno raccontato la resistenza nostra, e addirittura in alcuni celebri studi sulla storia della resistenza il percorso resistenziale della provincia di Chieti viene un pochino sminuito rispetto ad altri territori dove la resistenza è stata combattuta sulle montagne. Ora, ben guardare, le cose sono assai diverse, veramente molto molto diverso, e su questo bisognerà insistere molto. Adesso non voglio dilungarmi troppo in un discorso di questo tipo, come diceva Maria Rosaria La Borgia, ho scritto dei libri, insomma, su queste cose, oltre a vari contributi, uno recentissimo che ho fatto quest'estate. Comunque, mi pare di poter dire questo, che con il libro che viene presentato oggi di Piacilli Tosti stiamo assistendo a un evento, se vogliamo, storico anche questo, e cioè il fatto che gran parte della storia della resistenza di questo territorio è stata raccontata in realtà attraverso la voce dei protagonisti, quindi tra l'aneddoto, il racconto personale, solo da poco ha cominciato a diventare storia, cioè un lavoro fatto non soltanto con le fonti orali, ma anche attraverso lo studio e la ricerca in archivio, con i documenti. E in questo momento, proprio in questi anni, forse questo anno in particolare, sta diventando epopea, nel senso che accanto al racconto, diciamo al racconto verbale dei testimoni, accanto alla storia che giustamente ormai è già in gran parte delineata, comincia a arrivare la letteratura. La letteratura diventa un valore aggiunto,
Perché appunto è una cosa diversa, è la verità del romanzo, diceva prima l'autrice, e devo dire che ha evidentemente un significato assai diverso, cioè la letteratura si vede se ha valore, come valore di scrittura, per come sa raccontare, se riesce anche a far leggere di più queste storie, magari anche a far avvicinare la storia direttamente, però questa idea che l'autrice ha voluto, appunto, questa parola che lei ha voluto evocare, epopea, era una parola che avevo già scritto io, epopea, perché mi piace, nel senso che andiamo al di là addirittura della storia. E dicevo che è un'epoca in cui questo sta avvenendo, perché soltanto un mesetto fa, due mesi, mi pare, è uscito un altro volumetto promosso dall'Altra Italia, ed è un piccolo volumetto, devo dire la verità, ma un insieme di racconti scritti dal professor Remo Rapino per ricordare anche qui alcuni dei martiri lancianesi della rivolta del 5-6 ottobre. Naturalmente non è un racconto neanche qua puntualmente storico, è fatto anche con quel mix di storia e fantasia che giustamente il racconto e il romanzo richiedono, esigono addirittura. Però questo ci vuol dire che si comincia a parlare anche un'altra lingua, è un altro modo per tenere l'attenzione desta su questi avvenimenti, per far riscoprire anche emozioni, sentimenti, al di là di quelli che possono essere i numeri che gli storici trasmettono attraverso i loro resoconti e i loro studi. La memoria quindi in questo modo viene alimentata e resa viva con la letteratura, che è un grande valore. Io devo dire, mi scuso con l'autrice di aver ricevuto il libro soltanto 3 giorni fa, e siccome sono abituato a fare dei lavori con una certa serietà e attenzione, preferisco non entrare sulla trattazione del testo, insomma, per rispetto dell'autore. E viceversa, devo dire che ho trovato anche in altri contesti, come storico, un prezioso ausilio dalla letteratura. In particolare mi ero occupato un altro periodo del confine orientale italiano, della vicenda tristissima, dolorosissima, che ha riguardato tutto il confine nord-orientale italiano dall'impero austro-ungarico, diciamo così, prima della prima guerra mondiale fino ad oggi, e al di là dei libri di storia mi ha aiutato moltissimo leggere i romanzi. La letteratura ci faceva capire molto di più chi erano gli uomini, che cosa pativano, quali erano i loro pensieri. Quindi sono due cose che veramente viaggiano insieme, si integrano, e forse il romanzo poi dà il senso più vero, perché passa il vissuto, passano anche quelle storie forse meno evidenti, come diceva Maria Rosaria, delle persone che stanno magari dietro le quinte, ma che vivono e rischiano la loro vita, come sono spesso le donne, e lo sono state sicuramente per queste vicende resistenziali. C'è ancora molto da fare anche a livello storico, perché è vero, dice il nostro amico Martigiano, si è scritto ormai tanto, ma vi assicuro che per esempio l'archivio della Brigata Maiella è stato pubblicato solo da pochi anni, e c'è ancora molto da fare, per esempio a lavorare su tutti i fascicoli dei partigiani che sono all'interno dell'archivio, perché potrebbero venire fuori là tante altre storie, fonte addirittura di ispirazione per altre forme di scrittura, eccetera. Io per esempio nel piccolo archivio che abbiamo come Ampi di Lanciano ho trovato tante richieste di iscrizione alla Brigata Maiella con risposte: ormai abbiamo riempito i numeri. E c'erano anche domande fatte di mamme per i loro figli minorenni. E sono molto belle queste cose, anche come si scriveva. Saremmo orgogliosi di partecipare. Insomma, tutta questa cosa che si sentiva a livello, non parliamo di persone chissà che livello di istruzione, però si sentiva questo grande afflato popolare di un territorio intorno a questa impresa così importante come quella che è stata la storia della Brigata Maiella. E voglio anche ricordare con un po' di rammarico
un incontro che feci con un membro della Brigata Maiella, il signor Cocco di Lava dei Peligni, e mi ha chiesto, insomma sentiva un po' gli anni che avanzavano, se potevo poi pubblicare tutto il testo che lui aveva, diciamo così, espresso a parole, parlava anche molto bene. E io gli ho assicurato che sicuramente l'avrei fatto, se non che abbiamo visto che non aveva funzionato, diciamo, la registrazione. Me ne dispiace tantissimo, mi sento legatissimo a questo uomo, purtroppo morto poco dopo. Era quasi analfabeta, ma aveva letto talmente tanto che aveva un linguaggio forbito, un'educazione anche nell'uso della parola squisita e una capacità di comunicare i valori e la storia veramente encomiabile. Vorrei concludere con una piccola testimonianza sull'opera, diciamo, di ricostruzione storica, che è con l'altro mio ruolo per il quale sono qui. Devo dire che l'ultima mia fatica è stata la scrittura di un'istanza presentata alla provincia di Chieti, che dovrà essere girata per volere del presidente della provincia al ministero, per un riconoscimento della di una medaglia alla provincia, sia al valor militare che al valor civile, perché è ora che la provincia di Chieti abbia i suoi meriti. Altre province in Italia hanno ottenuto una medaglia, viceversa la provincia di Chieti, pur con questa storia particolarissima, con il fronte fermo su questo territorio per 8 mesi, con grandissimi sacrifici fatti dai civili, tutto ciò non è stato mai richiesto. Invece ho cercato di documentare insomma, le motivazioni. Innanzitutto, diceva Maria Rosaria La Morgia, i campi di concentramento, dove diceva Lanciano, ma anche Casoli, lo sapete, ha ospitato un campo di concentramento, era un campo di concentramento anche qui a Casoli, dove c'erano soprattutto ebrei. Alcuni di questi uomini sono celeberrimi, li conoscono dappertutto, come il medico polacco che è stato qui, insomma, vabbè, ho scritto in un altro libro su questa cosa, sono stato anche a fare una conferenza a Casoli in occasione della presentazione di quel libro. Ci sono stati anche molti confinati, e tra questi confinati delle donne, che erano oppositori, oppositrici, politiche del regime fascista. Per esempio la storia di queste donne confinate è un'altra storia che non è stata raccolta né raccontata. Si potrebbe fare anche un lavoro in questo senso. Spesso non è facile scrivere la storia, perché i fascicoli non si trovano più presso il ministero, alcuni sì, alcuni no, insomma è abbastanza faticoso fare ricerca storica, però almeno dirlo che in mezzo ai confinati politici circa la metà era composta da donne che marciavano per protestare durante gli anni della guerra, penso che sia una cosa molto importante. Ed è importante anche il fatto che queste donne venivano spesso considerate come delle prostitute, perché andavano in giro o armate, o perché protestavano in mezzo alle piazze, o perché andavano insieme con degli uomini, è cosa che veniva considerata disdicevole. La provincia di Chieti è stata fortemente colpita dallo sfollamento, che forse non ha paragoni in Italia, lo sfollamento che ha colpito i territori provinciali. E su questo qualche testimonianza letteraria c'è, ma forse poco rispetto a quello che è stato. I bombardamenti nella provincia. Ho fatto l'elenco di tutti i bombardamenti, città per città, di tutta la provincia di Chieti. Ed è qualcosa veramente di incredibile. Sembrava che, per esempio, anche a Casoli, in un periodo precedente appunto alla liberazione, tutti i giorni arrivavano le bombe. Gli eccidi dei civili, mettere insieme tutti gli eccidi dei civili che ci sono stati nel territorio provinciale, ci dà l'idea anche, per eccidi intendiamo non l'uccisione di uno o due, ma ogni volta di gruppi di civili. Per esempio è venuto fuori un eccidio di civili ad Arielli che prima non era stato mai raccontato, è come il grande eccidio dei civili avvenuto nei pressi di Francavilla.
le grandi battaglie che ci sono state, le battaglie certo della Brigata Maiella qui, ma anche le grandi battaglie che sono quella del Sangro, la battaglia di Ortona, che hanno delle ripercussioni molto forti sulla popolazione civile. E dal punto di vista dei partigiani accanto alla Brigata Maiella, voglio ricordare la sfortunata vicenda della Banda Palombaro, composta in gran parte da chietini che si sono spostati poi sotto la montagna, la Banda Trentino La Barba di Lanciano, che ha avuto la medaglia d'oro al valor militare, e insomma anche i fatti di Lanciano non sono da poco, perché abbiamo avuto combattenti oltre 200 persone, con 450 fucili trafugati, fucili mitragliatori, casse di bomba a mano, che non sono state restituite ai tedeschi neanche dopo che hanno avuto il sopravvento sulla città. La Banda Francavilla, che ha operato più che a livello di combattimento militare a favore dell'esercito alleato, facendo fuggire i prigionieri, e che è stata pesantemente colpita dalla repressione dell'SS. E praticamente tutta la storia della resistenza alla provincia di Chieti si può riassumere attraverso due momenti. Uno è l'autunno del 43, che significa che il territorio della provincia di Chieti ha avuto degli atti di resistenza armata tra i primi in Italia, prima che si venisse a formare una coscienza politica, prima che le brigate partigiane avessero un colore politico, il nostro popolo già si armava e combatteva, e sono le prime forme di resistenza in assoluto. E poi dall'inverno del 43 alla liberazione abbiamo quest'altro gioiello della storia della resistenza, che è la Brigata Maiella, perché è una brigata che si viene a costituire, lo sappiamo tutti, che combatte l'unica fuori regione e che quindi non si limita a liberare il proprio territorio. Come si diceva prima, qualcuno aveva raccontato che i resistenti qui l'avevano fatto solo per difendere la roba e la casa. Non è affatto vero, perché altrimenti non ci si arruola e non si va a combattere fuori regione rischiando la vita. Voglio concludere con un passo che da quando l'ho scoperto lo cito sempre, è Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini, un grande studioso che negli anni 40 insegnava negli Stati Uniti d'America. Quando venne a sapere che c'erano stati questi episodi di resistenza, lui scrive al comune di Lanciano, che riguardavano la rivolta lancianese e la Brigata Maiella, scrisse: se si fossero conosciuti prima questi fatti, l'Italia probabilmente avrebbe ottenuto delle condizioni di resa più onorevoli. Scritto da Gaetano Salvemini, che diciamo così tra virgolette non era un fesso, ma uno storico, uno studioso di livello internazionale, è una cosa che fa venire un po' i brividi, perché ci fa capire che quello che si è compiuto qua è stato un momento di grande livello storico, che noi dobbiamo continuare a onorare. Quindi faccio il plauso a Pia Cillitosti di essersi imbarcata in questa grande avventura letteraria, che penso possa fare molto bene, diciamo anche a rinverdire la storia e a farla diventare epopea.